Buongiorno a tutti, sono sempre più stontato questa monologa. Allora, prima di cominciare vorrei segnalare il canale Warp TV, che è un ragazzo che realizza video comici a dir poco geniali, infarciti con un umorismo nonsense, fatto davvero bene, perché è il nonsense, bisogna saperlo fare, e lui ne è molto capace. Ha uno stile di realizzazione dei video che va dal montaggio alla recitazione, che è molto vicino a quello tipico americano, e secondo me ne merita veramente tanto. Metterò il link nella descrizione qui sotto, guardatelo, perché credo che non ne rimarrete delusi, anzi, ne rimarrete piacevolmente sorpresi. E ora, sigla! Allora, il film di cui voglio parlare oggi lo aspettavo da parecchio tempo, era una delle uscite più attese di questa stagione cinematografica, perché come ben sapete da qualche anno ormai i produttori, per trascinare la gente al cinema anche in estate, che è una stagione notoriamente piatta dal punto di vista cinematografico, piazzano alcune tra le uscite più attese a giugno o a luglio. Per cui, in questa stagione ce ne sono parecchi, da questo a World War Z, a Pacific Rim e ovviamente a Man of Steel, Qui solo pensiero, mi si forma nelle mutande, un obelisco di Balzac con tanto di bastone allungato e Palazzo del Supremo. E in questa metafora non voglio dire che cosa sia il Palazzo del Supremo perché mi scoccia essere volgare. Comunque, battuta a parte, il film è del 2013 per la regia di J.J. Abrams ed è Into Darkness Star Trek. Allora, io attendevo parecchio questo film, proprio perché mi è piaciuto tantissimo il capitolo precedente, che è questa sorta di reboot o realtà alternativa che descrive un po' le origini dei personaggi della serie classica. Voglio precisare che io non sono un fan della serie di Star Trek. Ho visto parecchie puntate proprio per farmi un minimo di cultura, magari sperando che col passare delle puntate sarei riuscito ad appassionarmi, invece così non è stato, perché è un tipo di fantascienza che io non riesco a digerire molto. Abbastanza lenta, poi con puntate che sono pseudo-autoconclusive, anche se la trama di fondo effettivamente c'è, però diciamo che tendono verso l'autoconclusività, quindi non sono un fan né della serie originale né di tutti i vari spin-off che sono stati poi realizzati, Deep Space Nine, Next Generation, che poi magari a cui non sono spin-off, non sono ben informato, le chiamo spin-off nel senso che sono ambientati nello stesso universo, ma hanno personaggi differenti. Non ho visto neanche molti dei film precedenti, a parte quello di Abrams, cioè ne avevo dato un'occhiata agli altri, però non mi attiravano perché erano troppo simili alla serie, giustamente. Invece, con l'undicesimo film, che poi sarebbe quello appunto precedente a questo, che è il dodicesimo, cioè il primo film di Star Trek diretto da Abrams, le cose cambiano perché si è cercato di avvicinare la materia che iniziava ormai a diventare un po' stantia, comunque la serie dagli anni 60 che va avanti, tra serie originale, spin-off, serie animata, film, mica film, insomma, dopo un po' si stava perdendo la qualità, anche gli ultimi film, a sentire anche quello che dicevo fa, non erano stati particolarmente esaltanti. Quindi Abrams ha provato a svecchiare il tutto, quindi mettendoci di fronte a una realtà appunto alternativa con un giovanissimo Capitano Kirk, un giovanissimo Spock, eccetera. Secondo me li hanno ringiovaniti un po' troppo perché sono proprio dei ragazzini, però ci può stare. Il primo film mi era piaciuto perché comunque era di intrattenimento, ma era anche abbastanza profondo. Secondo me più profondo di questo c'era una certa introspezione, soprattutto nel personaggio di Spock, interpretato da un grandissimo Zachary Quinto. Zachary Quinto io è un attore che adoro, perché molti dicono, ma come fai ad adorarlo? Non è espressività. Ma è questo, è bello, la sua non è un'espressività di quelle che come può avere ad esempio Kristen Stewart. La sua non è un'espressività, quella è proprio la sua faccia, lei è sempre lì così. No, gli tiri uno schiaffo, ahia. Cioè, capito? Non ha un'altra faccia, è quella. Zachary Quinto, invece, utilizza questa sorta di maschera, questa inespressività calcolatissima, che lo riesce a si riesce a identificare bene, soprattutto nel ruolo del villain. Ad esempio, guardate solo Heroes, ma anche altre serie televisive a cui ha partecipato. Per dire, se a me è piaciuto tantissimo il suo personaggio in American Horror Story Asylum, perché è un personaggio ambiguo, un personaggio fantastico. E come Spock lui è perfetto, perché riesce veramente a esprimere la glacialità dei vulcaniani. Sì, di glacialità si può parlare, comunque la loro mancanza di sentimenti, ma no? Proprio riesce a esprimere questo. Un personaggio che riesce a non provare niente, che riesce a tenere alla porta tutte le emozioni. Era perfetto. Quindi lui è stato bravissimo in quel film, è stato bravissimo anche qui, però secondo me l'introspezione dei personaggi c'era molto di più nello Star Trek precedente. In questo si è cercato di mantenersi innanzitutto più fedeli
alla serie classica, e poi si è cercato anche di dare maggiore spazio alla componente action, però c'è stato un buon equilibrio. Questo film mi è piaciuto, ma mi è piaciuto meno dell'altro proprio per questo motivo. I fan il primo non lo avevano apprezzato per niente, perché dicevano che c'erano delle cose che non stavano in cielo in terra. Essendo una riscrittura, è logico che debbano un po' rielaborare i caratteri di alcuni personaggi. Chris Evans, che su YouTube penso lo conoscete perché lui è il creatore e interprete della serie, della web serie Vincent Cosmos, lui è un grande fan di Star Trek e non riesce a accettare il fatto che nel primo film Spock limoni sempre con Uhura, perché comunque i vulcaniani sono una razza logica e si concedono di scatenare la propria pulsione sessuale una volta ogni 7 anni, se non erro, una cosa del genere. Se sbaglio ditemelo, comunque non essendo un esperto della serie potrei magari involontariamente dire qualche castroneria, fatemela notare, perché purtroppo non sono perfetto, ho cercato di documentarmi per quanto possibile, quindi molti non hanno dato giù questo. Secondo me invece ci stava, perché comunque hanno voluto presentare uno Spock logico, tipicamente vulcaniano, ma anche uno Spock capace comunque di lasciarsi andare, seppure per un secondo, a qualche emozione. In questo film forse anche maggiormente, però diciamo che hanno cercato di esplorare, più che i caratteri dei vari personaggi, hanno cercato di esplorare l'amicizia tra Spock e il Capitano Kirk, che è una cosa molto importante che contraddistingueva la serie classica. Ricordiamo ad esempio il famoso combattimento tra i due, quindi due amici che si devono affrontare. Questa è una cosa che mi era piaciuta parecchio, e però secondo me la caratterizzazione degli altri personaggi, dei comprimari, dei personaggi secondari, è stata fatta bene per alcuni, meno bene per altri. Per esempio, a me è piaciuto, anche se Sulu non ha una parte rilevantissima, io ho visto un Sulu interessante, simpatico e molto più presente rispetto al film precedente. Scott, il signor Scott, interpretato dal grandissimo Simon Pegg, che è un attore che adoro, ecco, qui ha una rilevanza maggiore, perché si sono accorti che potevano farne la linea comica senza però rendere ridicolo tutto quanto il film. A me Simon Pegg piace tantissimo, non apprezzo la scelta di farlo doppiare da Nanni Baldini, perché sarà che io probabilmente lo identifico ormai con Turk di Scrubs, però vabbè, è una voce caratteristica, è una voce che mi piace molto, però secondo me non era adatta a Scotti, perché già è molto ringiovanito come personaggio, come tutto il resto appunto del cast. Secondo me ci sembra veramente troppo ragazzino, cioè non lo riesce a prendere seriamente. È vero che è un personaggio comico, però secondo me avrebbero potuto fare un lavoro diverso almeno sul doppiaggio, perché il doppiaggio tecnicamente è fatto bene, è la voce che secondo me non è totalmente azzeccata, per quanto io stimi tantissimo Baldini come doppiatore, perché è un grande. Comunque sia, dicevo, questo film mi ispirava tanto, perché sembrava per l'ennesima volta che dovessero vestire Star Trek con l'abito scuro, ovvero il titolo è Into Darkness, dal trailer vediamo il nemico di cui non viene fatto il nome, ma sappiamo tutti che si tratta di Khan, e questo attira tantissimo, dici minchia c'è Khan, che figata, sarà un film ispirato anche alle vicende dell'ira di Khan, no? Infatti ci sono dei riferimenti a quella pellicola, e nel trailer appunto vediamo Khan presentato come un terrorista implacabile. E allora io però, memore dell'esperienza atroce avuta con Iron Man, ho detto vaffanculo, io non voglio aspettarmi l'atmosfera dark, spero che un pochino ci sia, però anche qui ho capito che Star Trek si può prestare fino a un certo punto, ma non del tutto, l'atmosfera dark. È un po' come The Amazing Spider-Man. Non voglio fare un discorso su The Amazing Spider-Man, perché potremmo parlare per 2 ore, poi comunque sapete qual è la mia opinione, ma voglio solo fare una piccola parentesi, cioè che l'atmosfera dark in The Amazing Spider-Man c'è, anche se non è il dark che possiamo trovare in film come ad esempio la trilogia dei Batman di Nolan. No, è un dark adattato a una materia che non può essere resa oscura più di tanto, perché comunque Spider-Man si presta per certi aspetti, non si presta per altri, quindi lo hanno fatto per quanto possibile. Star Trek è uguale, sicuramente si può prestare in alcuni momenti, ma non del tutto. Qui di dark effettivamente non è che c'è tanto, hanno giocato un po' sulla fotografia, i toni sono, cioè molto, molto, è molto giocato sui colori freddi, che però vengono quasi scaldati, una fotografia un po' cupa, e poi vabbè c'è quel marchio di fabbrica di Abrams, che sono i lens flare, quando appunto ci sono quelle fonti luminose che creano delle linee di luce che di solito sono sull'azzurrino, e secondo me qui ha veramente esagerato con i flare, perché sono veramente tanti, in alcuni momenti disturbano proprio l'occhio. Questa cosa mi è piaciuta tanto, capisco il marchio di fabbrica, ma avrebbe forse potuto
un po' arginare questa sua tendenza a piazzare ovunque. Comunque, non è quello il punto, non è che ti rovina la visione del film, no. Dicevo, l'atmosfera dark c'è proprio per la presenza di Khan. Infatti, questo film mi sarebbe piaciuto un bel po' di meno rispetto a quello precedente, non fosse che c'è appunto il personaggio di Khan interpretato dal grande Benedict Cumberbatch, che molti di voi conosceranno per aver ricoperto il ruolo di protagonista nella serie TV Sherlock. Tutti stiamo aspettando la terza stagione. Se si muovono mi fanno un bel piacere, Steven Moffat, sbrigati. Dicevo appunto, Benedict Cumberbatch è perfetto per interpretare Khan. Sappiamo che Khan nella serie originale e nel film è interpretato da Riccardo Montalbano, un attore straordinario che oltre a quel ruolo ha ricoperto anche un altro ruolo in una pellicola di fantascienza, 1999, Conquista della Terra, uno dei seguiti del Pianeta delle Scimmie. E tra altre cose io me lo ricordo fin da quando ero bambino, non per Star Trek, non per 1999 Conquista della Terra, ma per una palottola spuntata. Lui era Vincent Ludwig e per me rimarrà sempre lui. Lo so che per molti di anni, ma no, per me rimarrà sempre Khan, lo so, però io non essendo cresciuto con Star Trek me lo ricordo per una palottola spuntata che mi bruciavo quando l'avevo registrato, mi sono bruciato la videocassetta per un sacco di tempo, finché a un certo punto si è spaccato in due il nastro come tante videocassette che avevo in casa. Addirittura c'era un metodo, potevi staccare una linguetta in modo che non diventava più registrabile, e una palottola spuntata era una di quelle. Cioè, lo guardavo almeno una volta al giorno, era troppo divertente. Anch'io adoro gli spoof movies e ho imparato ad amarli fin da quando ero bambino, perché non ho, naturalmente certi aspetti ridicoli di quei film fanno ridere anche un bambino, quindi io già avevo una passione per il cinema che si stava sviluppando. Figurati quando c'era quel film, cioè il primo, il secondo, il terzo, non importa quale, erano tutti fantastici, ma anche l'aereo più pazzo del mondo. Comunque sia, Riccardo Montalbano interpretava un Khan decisamente diverso. Mi è piaciuto questo personaggio perché c'è questa idea adesso, quando si deve riscrivere l'origine di un personaggio, si tende a renderlo il più realistico possibile. Diciamo che per quanto si poteva fare, l'hanno fatto anche con Khan. Lo hanno reso più che un dittatore conquistatore, ne ha le velleità, però qui non viene presentato come un dittatore conquistatore, piuttosto come un terrorista, un po' come hanno fatto con il mandarino in Iron Man 3 e anche con il Joker. Il Joker fondamentalmente è anarchia pura e follia, e si presenta come anche terrorista, mette le bombe sulle navi, minacci far saltare gli ospedali, insomma è una persona che provoca proprio il terrore tra gli innocenti, un vero e proprio terrorista. Poi i suoi motivi sono altri, anche perché dopo l'11 settembre la gran parte dei grandi blockbuster di intrattenimento statunitensi sono stati infarciti di patriottismo. Basti pensare ai pennoni di bandiera che ci sono ogni due secondi nel primo Spider-Man, cioè c'è una bandiera americana ogni 10 metri, è una cosa pazzesca. La stessa cosa hanno fatto ad esempio con Iron Man 3, tutto il discorso sul fatto che i terroristi se li crea proprio il popolo stesso, cioè che si ha bisogno di qualcuno, di una figura da odiare, quando magari il vero nemico, il vero terrorista non è la figura in sé, ma è proprio un ideale. Insomma, c'è tutto un discorso che era bello, non fosse che poi viene sminchiato, perché quando capiamo chi è il villain ci cadono le palle. Almeno a me sono cadute le palle, per quanto so che molti hanno apprezzato Iron Man 3, a me quella cosa non è proprio andata giù, perché era carina l'idea, ma non mi è piaciuto come è stato sviluppato. Comunque sia, il tema, anche Bane viene Bane nel Cavaliere Oscuro, voi direte, ma che palle questo che continua a citare i Batman di Nolan? Non ci sono solo i Batman di Nolan, ma parlando di visione pseudo-realistica e di Dark, non posso non fare riferimento a quello che è stato quelli che sono stati i film che hanno iniziato questa tendenza che ormai dilaga dappertutto. Anche in Skyfall del film di 007 hanno cercato di dare una parvenza dark per quanto possibile al personaggio. Vediamo un personaggio più umano, intriso appunto di tristezza, un personaggio decaduto. Insomma, quando io parlo di Dark intendo anche questo, un'introspezione maggiore sui personaggi che nei film precedenti non c'era mai stata. Perché questa riscrittura che cosa fa? Colpisce i prodotti che sono andati avanti negli anni, Batman che va avanti da decenni, Star Trek che va avanti da decenni, la saga di James Bond e cose del genere. Io per Dark intendo questo, una riscrittura del personaggio con maggiore attenzione all'introspezione e magari atmosfere anche leggermente più cupe. E quindi dicevo, per quanto appunto riguarda l'idea del terrorista, anche Bane di Il Cavaliere Oscuro Ritorno, The Dark Knight Rises, è appunto presentato come un terrorista, no? Per cui hanno fatto la stessa cosa con Khan. I suoi motivi sono naturalmente altri,
E Benedict Cumberbatch è semplicemente fantastico. Semplicemente fantastico. Ho sentito molti dire: io sono rimasto deluso da Khan. Effettivamente, se guardiamo il trailer, Khan sembra tutta un'altra cosa. Lo sviluppo che ha il personaggio in questo film è totalmente differente. Ci sono dei riferimenti al secondo film, però questo non è né non è un remake dell'ira di Khan. Essendo la prima apparizione in questo universo creato da Abrams di Khan, hanno dovuto naturalmente rifarsi a quello che era il Khan della serie originale, soprattutto nel film di Ira di Khan. Però, a parte alcune cose che si somigliano molto, per il resto è qualcosa di diverso. Anche proprio lo stesso personaggio è differente, perché se il Joker era anarchia e follia, Khan è rabbia. Cioè Khan incarna la rabbia, è il personaggio più imprevedibile che io abbia mai visto. Non sai cosa pensare di lui, perché in un momento sembra cattivo, nel momento dopo sembra collaborativo, insomma non puoi assolutamente capire che cosa gli passi per la testa. E Cumberbatch è ancora meglio di Quinto, nel senso, se Quinto riesce a mantenere una maschera, Cumberbatch è di più. Cumberbatch ha una faccia di bronzo, nel senso, lui per esprimere, cioè lui non ha, lui è rabbia pura, ma questa rabbia pura la vedi solo in quegli occhi a fessura, perché è sempre così. Però non è che è così perché dici minchia, questo non sa recitare, no, perché deve mantenere un cipiglio severo, cioè deve dare l'idea che sia gonfio di rabbia, che però questa rabbia non esplode, questa rabbia la centellina fino a che a un certo punto esplode, sì, ma in tutta la sua violenza all'improvviso. Lui per tutto il tempo ha questo viso contratto e quando parla, che scende alle lacrime, che stia gridando, è sempre impassibile, tranne per alcuni impercettibili movimenti del sopracciglio che gli danno un'espressività pazzesca. Cioè, riesce a essere inespressivo comunicando comunque emozioni. È pazzesco. Cioè, mentre invece mentre invece Zachary Quinto non deve, per la maggior parte del film, comunicare emozioni, perché Spock non deve comunicare emozioni, Cumberbatch invece cerca di farlo ed è difficile. E mi piace questa scena in cui lui e Kirk stanno appunto avendo un diverbio molto forte. Lui è impassibile. Kirk invece, interpretato da Chris Pine, che non è un cattivo attore, ma io lo considero uno dei classici attoruculi bellocci. Cioè, come Kirk è perfetto, secondo me. Come giovane capitano James Kirk è perfetto, però quando è incazzato, muove, cioè fa il contrario di Cumberbatch, muove tutta la faccia, cioè gli occhi rimangono a palla fissi e tutto quello che c'è intorno si muove, va dove cazzo vuole. E fa ridere perché è in contrapposizione al suo avversario che invece ha i muscoli pellicciai che sono immobili, congelati, sembra bottolinato, è pazzesco. E è un po' ridicola quella scena proprio per le movenze esagerate di Chris Pine. Poi c'è ancora Zoe Saldana, Zoe Saldana si direbbe, nei panni di Uhura, però gli hanno dato veramente pochissimo spazio. In questo film ci sono moltissimi riferimenti alla serie. Perché dico che hanno voluto avvicinarsi alla serie? Perché hanno sì dato spazio, come dicevo prima, alla componente action, ma ci sono anche tanti dialoghi che ricordano veramente tanto le puntate della prima stagione della serie originale, della serie classica di Star Trek. Perché molto, cioè, discorsi su tecnici, sulle condizioni della nave, discorsi invece sul dovere oppure sul seguire l'istinto. Insomma, è un film molto più dialogico del precedente, che secondo me però manca in alcuni momenti dell'epicità del primo, perché c'è quella scena del primo in cui Kirk si ritrova all'improvviso a capo dell'Enterprise su malgrado e si vede lui da solo sulla plancia e c'è questa inquadratura fantastica in cui hanno utilizzato anche il grandangolo per allargare, per dilatare lo spazio intorno a Kirk e lo vediamo proprio padrone supremo della nave con la testa bassa che si siede e mette le mani solennemente sui braccioli. È una scena che in 12 secondi di film racchiude tutta l'essenza della pellicola, cioè è una sorta di viaggio interiore del personaggio che arriva a portarlo alla responsabilità che tutti conosciamo. Mi è piaciuto lo stesso questo Into Darkness, perché ripeto, se non ci fosse stato Cumberbatch, c'è un'altra cosa che dirò nella parte spoiler alla fine, probabilmente mi sarebbe piaciuto, ma meno dell'altro. E per quanto riguarda la regia, è una buona regia, naturalmente è la regia che ci si aspetta da un film di questo tipo, non ci si poteva aspettare nient'altro, è un film spettacolare, non è un capolavoro, non è assolutamente un capolavoro, però è uno di quei film che a spenderci 8 euro non ti senti truffato, cioè io li ho spesi volentieri, magari non me lo vado a rivedere domani come può essere per un altro film. Per esempio La Casa, per quanto so che a molti non sia piaciuto, io me lo sono andato a vedere volentieri per 2 giorni di fila, perché sono andato una volta da solo per l'evento che c'era stato a Roma, poi sono andato il giorno dopo con la mia ragazza e i miei amici perché ero contento che lo vedessero. A me piace tantissimo rivedere film che ho già visto che mi sono piaciuti con altre persone, perché io più che il film guardo le espressioni di quelle persone, soprattutto se c'è un colpo di scena, una scena particolarmente forte. Questo Star Trek magari non lo rivedrei subito, però
non è escluso che magari me lo vada a rivedere, perché secondo me una seconda visione la meriterebbe anche. Una buona, anzi un'ottima colonna sonora, e ripeto, mi piace, cioè è bello perché secondo me è proprio l'idea di quello che è Cannes. Cioè Cannes è la rabbia, l'irruenza, è l'intelletto, è un nemico riflessivo ma pericolosissimo. Ci sono alcune cose in questo Into Darkness che secondo me sono delle vere e proprie incongruenze. Adesso io non posso dire per non fare spoiler, lo dirò tra qualche minuto, ci ho trovato delle incongruenze, devo essere sincero, ma è inevitabile. E poi stranamente anche delle inesattezze nel montaggio. Non capisco se era una versione della pellicola fallata che è venuta al mio cinema, perché francamente c'erano dei momenti in cui tra uno stacco tra la scena e l'altra parti di una, cioè nel senso il finale di una frase, non dico che veniva troncato, ma secondo me era montato a tagliare un minimo il suono, non so, tipo devo andare di là, capito? Il non mi fa finire là, non capisco se era una, se fosse un errore della pellicola o se effettivamente il film sia stato montato in questo modo. Non è sempre così, però in alcuni momenti sì. Mi è piaciuto l'incursione di alcune citazioni, ad esempio, io personalmente non sapevo molto di Cannes, non sapevo bene la storia di Cannes, ma mi sono esaltato quando citano il tribolo. Cioè a un certo punto dicono che cosa fa con quel tribolo in mano, e anche c'è il tribolo, cioè perché sono scemo io, però magari qualche altro fan della serie originale fa cazzo, quelli sono anche i triboli, cose di questo tipo. E devo dire che è un film abbastanza scontato, ovvero non è, cioè c'è una sola cosa che mi ha sorpreso, ma perché probabilmente sono scemo io, perché era una cosa abbastanza chiara, era una cosa palese, però io era una cosa che mi ha sconvolto a tal punto in quel momento che non ho pensato a quale fosse la soluzione più plausibile. Devo dire che Pine e Quinto come coppia funzionano abbastanza, soprattutto perché Quinto è più bravo di Pine e bilancia, perché Spock è un personaggio che rispetto a Kirk è completamente differente, no? Mentre dove Kirk è ruento, Spock è logico e razionale. Certo, il film inizia in una maniera molto simpatica, ma molto anche colorata, quindi non andate a guardarlo aspettandovi il dark più puro, perché ormai bisogna imparare, e io l'ho imparato a caro prezzo, cinematograficamente parlando, bisogna imparare che il dark non è possibile dappertutto. Ormai è una moda, ma passerà. Ci sono state tante mode, passerà anche questa. Ci sta, secondo me, una sorta di reboot in questa chiave ci sta, questa track, ma non immagina, cioè, il punto è che il trailer inganna tantissimo, cioè, lo so, però inganna ma non delude, il film non delude perché per quanto Cannes sia trattato in maniera leggermente diversa da quello che si può pensare, secondo me è trattato molto bene anche perché comunque si va a ricollegare ad alcuni elementi fondamentali del passato del personaggio come lo si conosce dalla serie classica, la cosa dell'ibernazione, del sonno criogenico, del suo equipaggio. Certo, non è rappresentato come il dittatore feroce, piuttosto è rappresentato come un sentimento puro e negativo. E questa come va di moda in quest'ultimo periodo? Ci sono delle scene molto forti, ci sono tante citazioni, la regia, diciamo, è molto spettacolare, però, ripeto, Abrams è un grande intrattenitore, ma soprattutto è un grande creatore di storie. Lui, più che come regista, io lo apprezzo, come creatore, ad esempio, ha creato Lost, ha creato Fringe, che devo ancora vedere, ha creato e prodotto tante serie interessanti, anche Alcatraz, che quella mi aveva un po' deluso. Sta di fatto che è più bravo come creatore che come regista, nel senso, come regista è un bravo regista, come lo sono tanti decenti che hanno un sacco di soldi in mano per fare un film. Ha delle buone idee estetiche e visive, cioè ad esempio qui a livello di estetica questo Star Trek è fantastico, perché io ho sentito molti che dicevano ma Star Trek non è una serie con tanta azione e cose del genere, e un'altra persona ha commentato: non è vero, Star Trek è una serie che avrebbe voluto essere così ma non poteva farlo per mancanza di budget. Quando sono state fatte le serie spin-off, come ad esempio Voyager, Deep Space Nine, Next Generation, che erano sempre più vicine all'epoca contemporanea, in cui gli effetti speciali erano possibili, vedi gli effetti, li vediamo molto di più. Infatti, quando è possibile, li utilizzavano. Anche nei film prima di questi, gli effetti cercavano di utilizzarli, che Star Trek non ha mai potuto avvalersi di grandi effetti, perché è un prodotto che nasce dalla televisione negli anni 60 e i mezzi erano quelli che erano. Se gli effetti non erano esaltanti al cinema in quell'epoca, figuratevi in televisione, in cui il giro di denaro era sicuramente più basso.
Per cui il fatto delle serie action, delle scene action, delle esplosioni, delle rincorse nello spazio, chi si lamenti, i fan che si lamentano, devono capire che l'hanno fatto perché potevano, perché lo avrebbero fatto anche i creatori della serie originale se avessero potuto. Però Abrams è riuscito a mettere a livello estetico, anche proprio a livello di dialoghi, è riuscito a fare un film che si avvicini molto allo spirito della serie, come tutti hanno imparato a conoscere. Forse anche per questo che io lo stavo apprezzando di meno dell'altro. Ha dei momenti un po' lenti, ma anche dei momenti veramente al cardiopalma. Quindi io direi che la recensione è durata anche abbastanza per chi non ha visto il film, perché io adesso farò il mio solito finalino con quei 3-4 minuti di spoiler per dire un po' meglio la mia. Quindi io spero di non aver dato troppo, spero che la recensione vi sia piaciuta. Io vi consiglio di andare assolutamente a vedere questo film. Io vi abbraccio perché vi voglio un bene infinito. Grazie anche a tutti quelli, ne approfitto, che hanno visto la prima puntata di Skypocalypse. Metterò, nel caso non abbiate visto, il link nella descrizione qui sotto. Grazie a chi l'ha apprezzata, grazie anche a chi l'ha criticata, perché le critiche fanno sempre bene, quindi cercheremo di migliorarci di puntata in puntata. Quindi la parte senza spoiler finisce qui, e adesso inizia quella con gli spoiler. Meno 3, 2, 1. Facciamo questo finalino spoileroso. Allora, dunque, mi è piaciuto, dicevo, Khan, ma non solo. La scena finale con Spock, che sta cercando di salvare Kirk, che sta morendo per le radiazioni, come era successo nell'ira di Khan, in cui però era Spock che moriva per le radiazioni. Cioè era Spock, non che more, cioè era Spock che si beccava la radiazione e non Kirk. Qui mi è piaciuto molto perché nel momento in cui Kirk muore, io ho pensato: porca troia! Più che altro perché io lo so che c'era stata un'ora prima la scena con il tribolo che gli veniva iniettato con Bones che iniettava appunto il sangue di Khan. Era palese che quella scena, apparentemente inutile, sarebbe stata la soluzione a tutto. Ma non ci ho pensato, il mio cervello ha escluso subito l'ipotesi più plausibile, quella più chiara, quella più lì da vedere, no? Allora, quando lui è morto, ho detto: come cazzo lo sai? Non possono salvarlo. È un po' forzato che questo, il sangue di questo qui resusciti le persone. Però c'è da dire che cercano di spiegarti in una maniera tecnica, dicendo: lo iberniamo così manteniamo la sua funzione cellulare attiva, il corpo non si decompone, cioè ci sta, non è che tu prendi il corpo di Khan, lo inietti in un cadavere di 6 giorni e questo ti risveglia, no? Le cellule devono essere ancora vive, quindi ci può stare. Ci sono un po' di forzature in questo film, ci sono un po' di forzature che poi, ecco, ad esempio, una cosa che non ho capito. Allora, cioè non è che non ho capito, ma non l'ho veramente. Cioè, secondo me è un po' forzata. Quando Khan è sull'altra nave, questa cosa mi piace molto perché l'imprevedibilità che dicevo prima di Khan è fantastica, perché tu sai che Khan si rivolterà, ma non ti aspetteresti mai che sia talmente crudele e cattivo da spaccare la gamba alla figlia dell'ammiraglio, così con un calcio, che dici: ma porca troia, è una donna, cosa la picchi? No, lui mi frega un cazzo. E mi è piaciuto molto anche questa citazione a Blade Runner di lui che spacca la testa con le mani appunto all'ammiraglio Marcus, scusate, o il randagino in gola, che spacca la testa con le mani, la distrugge, gli distrugge il cranio per appunto le mani all'ammiraglio Marcus. E dicevo, quando Khan ormai è sull'altra nave, e non sull'Enterprise, Spock gli teletrasporta i siluri con dentro il suo equipaggio, ma si scopre che aveva tolto l'equipaggio. Allora io dico: è vero che non si capisce bene quanto sia passato, ma anche fossero passati 10 minuti, 30 minuti, per disarmare 71 siluri, 71 siluri con dentro l'equipaggio criogenizzato, penso che ci vorranno più di 10 minuti, ci vorrà anche una vera retta, no? Passa troppo poco tempo perché sia giustificabile l'aver tolto tutte le bare criogeniche dai siluri. Ecco, secondo me quella cosa lì è un po' forzata. E non ho ben capito quando Spock si mette in contatto con Leonard Nimoy, cioè lo Spock del futuro. Cioè, lo so che l'ha incontrato nella caverna, ma cioè, questo in qualunque momento si può mettere in contatto con il suo futuro, con se stesso del futuro. Cioè, lo so che era tornato indietro nel tempo, cose del genere. Cioè, capite, è una cosa talmente importante, non so, io pensavo che non l'avrebbero più fatto vedere, siccome è controproducente mostrare ancora lo Spock. Lo so che il fan mi va in soluccio se vede Leonard Nimoy in questo film, però insomma, non lo so, mi è sembrato un po' forzato, mi è sembrato tanto forzato. Però vabbè, sono piccolezze che secondo me non è che vanno a demolire la bellezza o comunque
la fruizione del film, perché ripeto, questo film è carino, non è un film bello che dice una figata totale, è un film godibile che ti fa passare 2 ore e un quarto in allegria da solo con gli amici, non importa, è un film che piace soprattutto ai non fan, piace ai non fan perché il fan vero di Star Trek solitamente è purista e certe cose non le accetta, però è come dire, io sono fan purista di Batman e allora non accetto il fatto che il Joker nel Cavaliere Oscuro sia un uomo normale che si trucca e ha le cicatrici, no, non lo dovrei accettare. Perché lo accetto? Perché nel complesso hanno mantenuto lo spirito, hanno cambiato qualcosa in questo Star Trek dei vari personaggi, ma lo spirito è sempre quello. Ragazzi, se siete fan, cercate di guardare le cose e capire che bisogna svecchiare. Il fan non deve rimanere radicato in quello che era il prodotto che seguiva negli anni 60, perché porca miseria, non si può rimanere così radicati al passato. I supereroi, ad esempio, sono cambiati dagli anni 30, dalla Golden Age, dalla Silver Age. È normale che, se io al cinema vedo ben che non è il Venom, ma va bene, perché in un contesto pseudo-realistico, ripeto, non uso il termine realistico, perché siamo sempre nel realistico per quanto possibile in un film basato su un supereroe, per quanto Batman non faccia uso di superpoteri. Però Bane, cioè l'idea del Venom che ti pompa era già troppo irrealistica, quindi ci sta di più il fatto che abbia dell'anestetico che gli impedisce di soffrire come un cane. Certo, poi non ha molto di Bane del fumetto per alcune cose, però secondo me per altri versi invece ci sta, ed è per questo che la maggior parte dei fan anche puristi non si sono incazzati nel vedere un Bane che poi alla fin fine è un po' incrociato con Ubu. Ma chi cazzo se ne frega, cioè a me va benissimo, è un Bane che è una figata totale, va bene. Poi lasciamo stare gli sviluppi del Cavaliere Oscuro, che quello non ci interessa, io parlo del personaggio. Il personaggio ci sta totalmente, così come ci stava Ra's al Ghul. Se Nolan avesse messo un Ra's al Ghul immortale, come dice anche il buon Matioski, uno si alza dalla sala e se ne va, perché nel contesto creato Nolan non ci può stare. Quindi nel contesto creato, cioè è immortale in una maniera, in un senso più ampio del termine, in una maniera ideologica, cioè l'immortalità la mantengono, ma ideologicamente, che ci sta benissimo, è una cosa fantastica, metaforica, mi piace. In Star Trek, se mi vedo Spock che si dimora Uhura, io, anche se fossi un fan, cioè non è che ti va a minare quello che è il personaggio, cioè tutto questo film, questo Into Darkness, si basa sul fatto che Spock riesce a tenere fuori le emozioni, ed è bellissimo quando lo vedi commuoversi con quell'unica lacrima che scende. Certo, è una figata, mi piace un sacco questa cosa qui, e anche la scena di loro due che si toccano le mani dal vetro è bella, è toccante, non è originale, questo film non è originale, questo film è colmo di cliché, ma va bene, perché ripeto, dopo 46 figa di anni, ma che cosa pretendete, che abbiano ancora le novità? No, si può prendere la materia e trasformarla in qualcosa di nuovo. Questa secondo me è la cosa giusta da fare con un film del tipo. È il 12° film della saga, però racconta una realtà alternativa in cui sono possibili, in cui è possibile staccarsi in certa misura da quello che è stato nella serie classica e nei vari spin-off. Quindi il film mi ha soddisfatto, non è spettacolarissimo, certo le scene d'azione sono belle, gli effetti sono fantastici, creati dall'Industrial Light and Magic di George Lucas, però per il resto è un buon film e io lo stesso, anche se ha fatto un buon lavoro e Abrams non è un fan di Star Trek, io vi dico, secondo me, cioè io non sono comunque fiducioso per Episodio 7, anche se lui è il regista non me ne frega un cazzo, comunque. Direi che la recensione, cioè lo so, perché per Episodio 7 dovrei fare un video in cui spiego bene perché non riesco a accettarlo, però vabbè, ci sono varie cose da dire che non è questa la sede. Comunque, posso solo dire che so che Abrams lo farà bene perché lui non è fan di Star Trek, ma è sì fan di Star Wars, ma secondo me può farlo bene quanto vuole, ma sono i presupposti che non me lo faranno considerare un vero Star Trek, anche mi facessi il capolavoro assoluto. Voi direte, sei prevenuto? Questa volta un pochino forse sì, ma perché ho le mie teorie e le dirò magari in un video apposito. Io spero di aver dato troppo, la recensione finisce qui, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.